funzione rettangolare allungata, dove appunto noi stiamo facendo un errore di valutazione, in particolare delle tensioni tangenziali tau 2 vicino i bordi. Diciamo, queste formulette, diciamo, sono corrette, ma il valore della tau 2 naturalmente uguale a 0, c'è nel bordo 1 è vero, questo è il punto. Vicino ai bordi le tau 2 c'è, d'accordo? Benissimo. La sezione rettangolare allungata, perché ci tenevo a spiegarla? Perché ci sono molte sezioni che per studiarle si fa ricorso alla sezione rettangolare allungata. Una di queste, per esempio, è la sezione a doppio T. Bene, quella che abbiamo visto prima. La sezione a doppio T, e la sezione a doppio T sostanzialmente la possiamo ritenere come un insieme di sezioni rettangolari allungate in cui in alcune zone che sono di lunghezza, diciamo, piccole nei confronti della dimensione di tutta la quanta la sezione, possiamo commettere appunto un piccolo errore, e così possiamo commettere un piccolo errore in corrispondenza di questa zona, ovviamente in corrispondenza di questa zona, ok? Però possiamo pensare che l'ala superiore si comporti con una certa approssimazione come una sezione rettangolare allungata, va bene? L'ala inferiore si comporti con una certa approssimazione con un'altra sezione rettangolare allungata, e anche l'anima si possa comportare con una certa approssimazione come una sezione rettangolare allungata. Quindi, per esempio, se noi abbiamo che su tutta la nostra sezione agisce un momento torcente NP, va bene? Noi ci chiediamo, va bene, quali sono le tensioni tangenziali che nascono su ognuna delle parti di questa sezione, a doppio T. E ovviamente la prima operazione che potremmo dire è dire che va bene, che l'ala superiore assorbe un certo valore del momento torcente che sarà MT1, quella inferiore MT2 e infine l'anima MT3. E ovviamente la prima cosa che possiamo dire è che MT, il momento torcente totale, sarà la somma di questi tre contributi, quello assorbito dall'ala superiore, quello assorbito dall'ala inferiore e quello assorbito dall'ala inferiore. Quindi MT1 più MT2 più MT3. D'accordo? Naturalmente che deve accadere? Che l'angolo di rotazione della sezione, di tutta la sezione, è ovviamente uguale sia per l'ala superiore, per l'ala inferiore e per l'anima. Cioè il valore della teta è sempre lo stesso, cioè teta deve essere uguale a 3MT1 diviso, e adesso dobbiamo capire chi è A e chi è B, va bene? Allora diamo dei nomi diversi diciamo alle dimensioni di questa sezione in maniera tale da definire A e B. Diciamo che lo spessore lo chiamiamo T, tanto per, e la lunghezza qui, questa qua tutta quanta, diciamo che si chiama B grande, ok? L'altezza dell'anima la chiamiamo invece H grande, ok? Per cui se vogliamo calcolare l'angolo di rotazione dell'ala superiore, dobbiamo fare tre volte il momento torcente 1, cioè quello dell'ala superiore, va bene? Diviso adesso A B cubo. Chi è A in questo caso? A in questo caso sarebbe la B grande, va bene? E il B piccolo al cubo sarebbe T cubo, eh? Quindi B grande T cubo, d'accordo? E questo ovviamente deve essere uguale all'angolo di rotazione che subisce l'ala inferiore, deve essere lo stesso. Questo poi peraltro abbiamo fatto uguali geometricamente queste due ali, quindi sarà uguale a 3mt2 diviso bt cubo, d'accordo? E poi infine deve essere uguale all'angolo di rotazione, no? dell'anima, va bene? E quindi dobbiamo scrivere che deve essere uguale a 3 volte mt3
E adesso chi è A e B? Chi sono la A e la B che dobbiamo mettere qua dentro? E ovviamente la A è sempre la dimensione più grande e la B è la dimensione più piccola. Bene, la sezione rettangolare allungata. E quindi la A sarebbe questa altezza H, va bene? Quindi diviso H, e la B, come al solito, è questo spessore qua, che anche questo diciamo che sia T, anche questo, va bene? Quindi abbiamo sostanzialmente, guardate, 1, 2, 3 e 4 equazioni, vedete? E queste 4 equazioni ovviamente sono nelle 4 incognite 1, 2, 3 e 4 teta. Quindi le risolviamo, si risolvono peraltro molto facilmente, perché questo scrive così, cioè possiamo scrivere, ovviamente questo vale questa regoletta, 3mt1 più 3 mt2 più 3 mt3 diviso bt cubo più di nuovo bt cubo più ht cubo è uguale a ognuna di questi rapporti, cioè la somma dei tre numeratori diviso la somma dei tre denominatori è uguale a ognuno di questi rapporti. Quindi questo è uguale per esempio a 3mt1 diviso bt cubo. Va bene? Fate conto che naturalmente questa cosa si poteva scrivere direttamente così, 3mt diviso 3, no, poi mt1, mt2, mt3 è uguale a mt, 3mt diviso questa, tutto quello che ci sta sotto, quindi 2b t cubo più h t cubo, e questo rappresenta scusate, però abbiamo sempre dimenticato g, perché abbiamo dimenticato g in questa formula qui, e quindi mancava g, 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 abbiamo sempre dimenticato g, quindi abbiamo dimenticato anche qua g e anche qua ovviamente g, bene, allora sì, e allora tutta questa quantità rappresenta il jt di tutta la sezione, va bene? Mentre questa rappresenta la j, anche qua mancava g naturalmente, questa rappresenta jt della parte 1, cioè dell'ala superiore. Lo vedete? È chiaro il processo? E da questa potete direttamente ricavare il valore di mt1. Mt1 è uguale, ovviamente g e g si semplificano in questa formula, perciò poi ce la siamo pure dimenticate, ed è uguale appunto a mt diviso jt moltiplicato jt1. Ok? E quindi il momento torcente, la parte di momento torcente che assorbe l'ala superiore, come dire, è proporzionale a questo rapporto qui, al rapporto tra il fattore di rigidezza torsionale della sola ala superiore con il fattore di rigidezza torsionale di tutta quanta la sezione, la somma dei tre fattori di rigidezza torsionale. Chiaro? Naturalmente possiamo, al posto di mettere qui 3mt1 g, possiamo mettere questa espressione qua dove compare l'mt2, e quindi possiamo ricavare l'mt2
E ovviamente possiamo anche ricavare il W. Bene. Una volta che abbiamo ripartito tutto il momento dolcente MT nei tre contributi 1, 2 e 3, e su ognuna di queste parti ragioniamo come se fosse una sezione rettangolare allungata, e quindi applichiamo su ognuna di queste le tre che abbiamo scritto prima. In particolare possiamo calcolare la tensione tangenziale, l'andamento delle tensioni tangenziali, oppure la tensione tangenziale massima direttamente, va bene? Applicando questa formuletta in maniera adeguata, naturalmente. Va bene? E così ricaviamo la tensione tangenziale massima, diciamo, in tutte e tre le parti. Mi sono spiegato? E questa è una applicazione della soluzione della sezione rettangolare allungata. Un'altra applicazione interessante è anche questa, nel senso che anche quando accade che guardate, io ho fatto il caso della sezione rettangolare, scusate, la sezione a doppio T, ma naturalmente se noi abbiamo una sezione a C è la stessa cosa, possiamo naturalmente pensare a tre sezioni rettangolari allungate, le disaccoppiamo e scriviamo ovviamente le stesse equazioni, oppure un'altra tipica sezione potrebbe essere questa qui, adesso un'altra tipica sezione, per il momento lasciamo queste due, poi vedremo altre sezioni successivamente. Un altro caso invece è quando per esempio accade, e questo può accadere in alcune parti, soprattutto in alcuni edifici come dire, che vogliono avere un significato architettonico un po', diciamo, particolare, che ci sono alcune pareti che per esempio sono curve. Bene, questo ovviamente può accadere negli edifici, ma può accadere in qualsiasi altro tipologia di elementi strutturali, nell'ingegneria meccanica, aeronautica, molto spesso ovviamente, no? Le ali degli aerei, insomma, voglio dire, ci sono tante applicazioni. Allora, che cosa accade se uno ha una sezione di una trave, questa è la sezione di una trave, immaginate, va bene? Che è curva, va bene? Allora, la storia è semplice tutto sommato, perché se la curvatura è abbastanza, come dire, piccola, quindi il raggio di curvatura è abbastanza grande, sufficientemente grande, e come si misura anche? Si misura come sta cambiando, diciamo, come è fatta la derivata, diciamo, di questa funzione lungo la stessa curvilinea. Bene, se la curvatura è abbastanza grande, scusate, è abbastanza piccola, cioè il raggio di curvatura è abbastanza grande, va bene? Beh, possiamo isolare un pezzettino di questa trave, va bene? Di questa sezione della trave, e possiamo domandarci, ma che differenza c'è tra questo pezzettino di questa sezione di trave con questo pezzettino di questa sezione di trave? Probabilmente questo pezzettino è assimilabile a un pezzo di una trave che ha una sezione rettangolare allungata. E quindi se, insomma, il raggio di curvatura è molto grande, possiamo ancora una volta applicare le stesse formule come se la trave fosse a sezione rettangolare. Questo è quello che possiamo fare. Ovviamente questo cade quando ci stanno dei raggi di curvatura piuttosto diciamo piccoli, e allora uno deve intervenire in un altro modo, deve pensare a qualche altra cosa. Quindi la soluzione della sezione rettangolare allungata è una soluzione che normalmente si può applicare in varie occasioni. C'è un caso, diciamo, ancora diverso, che è molto importante, e cioè quando la sezione è chiusa. Che significa che la sezione è chiusa? La sezione è chiusa significa che, diciamo, ecco,
ecco, che la sezione sia fatta così, per esempio, in cui qui è vuoto, va bene? E quindi è una striscia di materiale che si chiude su se stesso, si riunisce alla fine, va bene? È una sezione cava, va bene? Una sezione cava, d'accordo? Allora, che cosa accade in questo caso? In questo caso, ovviamente, possiamo per prima cosa fare una cosa, cioè prendere e fissare una scissa curvilinea Z, guarda che l'ho chiamata Z, voglio utilizzare la stessa Z, va bene? E ovviamente poi possiamo fissare una corda di questa sezione chiusa, e prendiamo un sistema di riferimento locale Z che è lungo la tangente, bene, e K che è lungo la normale, ok? Così ho fatto, sì. Allora, vi ricordate, noi abbiamo scritto le equazioni di congruenza quando abbiamo affrontato il problema comprandolo. Oggi non le abbiamo scritte qui alla lavagna, le equazioni di congruenza, ma le equazioni di congruenza che avevamo scritto, che erano quelle che ci generavano il Laplaciano di F, bene? Da dove venivano fuori? Venivano fuori da questa equazione qua, sigma 1, 3 derivato rispetto a 2 meno sigma 2, 3 derivato rispetto a 1 uguale a costante, lo ricordate? D'accordo? Così era. Era 1, 3 meno 2, 2, 3 se non sbaglio. Così? Ok. Allora, identifichiamo, e poi questa costante veniva pari a meno 2 gθ, ok? Quindi alla fine l'equazione diventava sigma 1, 3 derivato rispetto a 2 meno sigma 1, 3 derivato rispetto a 1 uguale a meno 2 gθ. Così facevamo, ok? Così abbiamo fatto. Dico bene? Allora, facciamo così, mettiamoci in questo riferimento locale, d'accordo? Questa è la direzione, diciamo, in cui stiamo percorrendo la scissa curvilinea Z, e la tangente è ovviamente questa, e questa è la direzione normale. Questo nel riferimento locale è come se questo fosse la direzione 1 e questa fosse la direzione 2. Vedete? È come se questo fosse x con 1 e questo fosse x con 2. D'accordo? Va bene? E questa equazione, allora, questa equazione qua, riscritta nel riferimento locale ZK, che cosa diventa? Diventa, scusatemi, c'era un'altra cosa ancora che volevo dire. Questa equazione, poi noi abbiamo utilizzato non più la notazione sigma 1, 3, ma abbiamo utilizzato la notazione componenti del vettore tau, ok? Quindi questa equazione diventava tau 1 derivato rispetto a 2 meno tau 2 derivato rispetto a 1 uguale a meno 2 gθ. Ok? Ci siamo? Così l'abbiamo fatto. Bene, allora riscriviamo queste, in particolare questa equazione qua, pensando adesso che 1 è z e 2 è k. D'accordo? Nel riferimento locale lì. Allora, questa equazione diventa tau z derivato rispetto a k meno tau k derivato rispetto a z è uguale a meno 2 g zeta. Va bene? Ma questa è una cosa un po' che ci fa ricordare dalla sezione rettangolare allungata. Nella sezione rettangolare allungata, ci ricordiamo, abbiamo un andamento delle tensioni tangenziali fatto così, dove la componente appunto lungo 1 è diversa da 0, ma la componente lungo 2, cioè lungo la corda, essendo la corda piccola, è trascurabile, è piccola, è 0, abbiamo preso.
e anche qua possiamo più o meno pensare la stessa cosa. La corda, questa qua, è molto piccola, va bene? È molto piccola e possiamo pensare che sostanzialmente le tensioni tangenziali lungo questa corda sono normali alla corda, mentre la componente lungo la direzione K è una componente che è trascurabile, diciamo così, molto piccola, trascurabile. Questo fa sì che se noi ammettiamo che la tau K è all'incirca uguale a zero, significa che questa equazione diventa così: tau zeta derivato rispetto a K è uguale a meno 2 theta. Bene. E allora significa che noi possiamo prendere questa equazione e integrarla rispetto a K. K vi ricordo che è, come dire, la direzione della corda sulla sezione retta. E quindi la tau K, la tau zeta, la possiamo scrivere come meno 2g theta più ovviamente una costante di integrazione, che è una funzione costante naturalmente rispetto a K, ma potrebbe essere una funzione che dipende da zeta a sua volta. Ok? Allora se... scusate, qua ho dimenticato il K ovviamente, integrato. Quindi abbiamo che la tau zeta è la somma di due contributi. Un contributo che ha un andamento lineare con K, cioè dello spessore che è questa corda, muovendosi come questa corda, d'accordo? E un contributo che invece, fissata che sia la zeta, cioè su una certa corda, è come se fosse costante. Mi sono spiegato? Cerchiamo di fare un disegnino di questa cosa. Questa è la direzione tangente, questa è la direzione normale, va bene? Alla linea media, ovviamente. Questa è la linea media, sto sulla linea media di questa striscia di materiale, sto su questa linea qui, sulla linea media della striscia di materiale, va bene? Questa è la scissa curvilinea che io chiamavo zeta, va bene? E la K è ovviamente nella direzione della normale, questa è K. Ok, chiede. E quindi io ho che la mia tau zeta è uguale, la riscrivo quella formula lì, a una tau A più una tau C, dove la tau A mi proviene direttamente dall'integrazione di questa equazione di congruenza ed è meno 2g theta per k. Guardate, io perché l'ho chiamata tau a questa parte qua, la meno 2g theta per k? Perché se ci ricordiamo la soluzione della sezione rettangolare allungata, è la tau 1 della sezione rettangolare allungata, va bene? Era esattamente meno 2g theta per x con 2, ok? E la sezione rettangolare allungata è ovviamente una sezione A aperta, A è aperta. Questo contributo è proprio dovuto al fatto che in realtà questa è una sezione che si chiude in se stessa. Bene, si chiude in se stessa. D'accordo? Quindi quello che stiamo dicendo qui è che tutta la tensione tangenziale tau z, che è la direzione della tangente, è data da una parte costante più una parte lineare. Bene, quindi diciamo che la tensione tangenziale qui, adesso io cerco di fare un disegnino, cercando di evidenziare questa cosa, ha questo andamento qui, lo vedete?
bene? Con tau z, queste sono tutte tau z, per diversi valori della k, con tau z esattamente diretti secondo la tangente alla linea, alla curva media di questa striscia di materiale. Mi sono spiegato? Mi sono spiegato o no? No. Dove ci siamo fermati? Dimmi. Ah, non vedevi il disegno, scusami, allora in quest'altra parte. Dicevo, la tensione tangenziale ha solo la direzione di z. Solo la direzione di z vuol dire che è nella direzione della tangente a questa curva, che rappresenta la curva media di questa striscia di materiale. Questa è la striscia di materiale. Va bene? Quindi la tau z è lungo la tangente. Va bene? La tau z è costituita da due, come dire, la somma di due quantità, quella che io ho chiamato tau a e quella che io ho chiamato tau c. La tau a l'ho trovata semplicemente integrando questa equazione qua, va bene? Che è l'equazione di congruenza, e integrando mi viene questo termine qua che mi ricorda molto il termine che veniva dalla sezione rettangolare allungata, solo che nella sezione rettangolare allungata la k sarebbe stata x con 2, era così, va bene? Quest'altro termine invece mi proviene avendo integrato, ed è la costante di integrazione, che non è detto che sia zero, non posso pensare che sia zero. Bene, quindi ho che la mia tensione tangenziale è data dalla somma di questi due contributi, uno da un andamento lineare con k e un altro che è costante, per cui voglio dire la tensione tangenziale può avere un andamento di questo genere qui, lo vedete? Dove appunto la parte, come dire, media, questa qui, lo vedete? La media è esattamente la tau c. La variazione rispetto alla media è il contributo dato dalla tau a, no? Perché per k uguale a 0, cioè quando mi trovo esattamente qui, questa è la scissa k, vi ricordate? Questa è la variabile k. Quando io mi trovo esattamente qui, k uguale a 0, tau a è uguale a 0, ovviamente. Quindi questa è la tau c, va bene? Questa è la tau c. La tau a è una variazione rispetto alla tau c, con un andamento lineare. Ci siamo? Bene, quello che si vede, questo in realtà lo vediamo tra un attimo, per il momento ci dovete credere, e che in realtà di questi due contributi quello più importante su tutta, diciamo, la sezione è quella che noi chiamiamo tau c. La tau a ha un contributo piuttosto, diciamo, trascurabile, diciamo così, eh? Cioè è molto più importante, quando, se ritorniamo in questa equazione, la costante di integrazione anziché la parte che sta variando con k, va bene? Questo lo vedremo dopo che è così, adesso assumiamo che sia così, va bene? Quindi quello che stiamo facendo è pensare che alla fine che la tau z è semplicemente all'incirca uguale a tau c, cioè alla tau chiusa, va bene? Cioè alla costante che mi viene proprio perché ho pensato che la sezione sia chiusa, ok? Naturalmente voglio dire anche un'altra cosa, che tutta la tensione tangenziale tau, vista come vettore, a questo punto non è altro che uguale a la tau c moltiplicato il versore t, che è il versore della tangente a questa curva. Questa curva qua, cioè alla linea media della striscia di materiale. Va bene? Ok. Detto questo, cominciamo a ragionare su questa ipotesi, che la tensione tangenziale sostanzialmente ha la direzione della t, cioè della tangente, e è data dalla tau c, cioè è costante nella corda. Tau c significa è costante nella corda, ok? Bene, la prima cosa che possiamo fare è questa. Prendiamo di nuovo, vi rifaccio questo, un po' questo disegno, prendiamo di nuovo un pezzetto di materiale,
di questa scusate, non di materiale, un pezzetto di questa sezione, eccolo qua, va bene? Questo è un pezzettino della nostra sezione chiusa, va bene? Questa è la nostra striscia di materiale, questa è la linea media della striscia di materiale, come al solito, va bene? Come al solito io che cosa ho? Ho che per l'equilibrio devo avere che la divergenza del vettore tau deve essere uguale a 0 in ogni punto. Bene. Bene, vediamo che cosa accade quando dall'equazione di tipo puntuale della divergenza uguale a 0 passo, come abbiamo fatto anche questa mattina sulla sezione rettangolare allungata, passo a un'equazione di tipo integrale su una parte. Va bene? Allora dico, questa per me è la parte, è P. Va bene? Ciò che la divergenza di tau deve essere uguale a 0, punto punto, beh, allora a maggior ragione deve accadere che la divergenza di tau è uguale a 0 su tutta la parte, su tutta questa parte qui. Quindi posso scrivere 0 è uguale all'integrale su questa parte P della divergenza di tau. Questa è una parte di tutta la sezione. Va bene? Ci siamo? E ovviamente se c'è l'integrale su una parte della divergenza, ovviamente posso applicare il teorema della divergenza e diventa il flusso sul bordo. Quindi questo diventa l'integrale sulla frontiera di questa P di tau scalare n ds. S ovviamente è la scissa curvilinea che mi segue il bordo della mia parte. Va bene? Ci siete? Questa integrale sulla frontiera, no, della parte, ovviamente lo posso spezzare in quattro integrali lungo questo tratto, questo tratto, questo tratto, questo tratto. Ok? Allora diamogli dei nomi a questi singoli tratti. Questi qua li chiamiamo 1 e 2 e questi sono 3 e 4. Bene. Allora, che cosa ho? Ho l'integrale sul tratto 1 di tau scalare n in ds più l'integrale sul tratto 2 di tau scalare n in ds. Bene. E poi mi dite, beh, poi c'è tau scalare n in ds sul tratto 3 e sul tratto 4, ma ricordiamoci, no? Tau scalare n sul bordo della, sul mantello della trave deve essere 0. Quindi questo è il mantello esterno della trave, eh? E questo è il mantello interno della trave. E su entrambi deve essere 0 comunque. Ci siamo? Quindi questi contributi su 3 e 4 non ce l'ho per niente in realtà. E guardate, li posso anche inserire, mi verranno automaticamente 0. Con buona approssimazione mi vengono 0. Anzi, facciamo così, inseriamoli e poi vediamo questo 0, che è più convincente la cosa. Vediamo, più integrale sul tratto 3, facciamo così, di tau scalare n in ds più integrale sul tratto 4 di tau scalare n. Ok, adesso facciamoli una alla volta, entriamo un attimo nel dettaglio, va bene? Allora sto sul tratto 1, va bene? Sto sul tratto 1, ho una tau sul tratto 1 che ovviamente mi è data da tau con c valutata in 1, diciamo, bene, nella sezione questa qua, quindi in 1, moltiplicato la t, che è la tangente in corrispondenza naturalmente di questa corda. Ci siete? E questo va moltiplicato scalarmente con la n, che è la normale uscente al tratto 1, di questa parte P. Ma la normale uscente, questa è la normale uscente 1, va bene? Coincide con la t, adesso l'ho fatta più lunga per far superare questa cosa, ma
coincide con la T. Quindi quando vado a sostituire alla tau nella corda 1 la sua espressione, avrò che questo integrale su 1, ve lo riscrivo, guardate, questo è l'integrale su 1 di che cosa? Della tau c calcolata in zeta 1. Va bene? Zeta 1 sarebbe corrispondenza della scissa curvilinea in corrispondenza di questa corda, zeta 1. Ci siete? Quindi tau c calcolato in zeta 1 moltiplicato t valutato in zeta 1 moltiplicato ancora ovviamente la n valutato su questa corda, ma la n valutata su questa corda è la t in zeta 1, è la stessa, la vedete? La vedete anche voi? E questo per quanto riguarda quello che sta succedendo nel tratto 1 su questo pezzettino qui. Va bene? Vediamo che cosa sta accadendo sul 2 qui. Adesso questo qui il disegno non è proprio fatto benissimo, lo possiamo un po' aggiustare. Questo è il tratto 2, va bene, meglio, ok? E se andiamo sul 2, che cosa abbiamo? Abbiamo più integrale sul 2 di che cosa? Di nuovo della tau c valutata in z2. Bene, z2 sarebbe la scissa curvilinea, questa è z2, questo valore della scissa curvilinea, quindi tau c valutato in z2. Bene, moltiplicato naturalmente la t valutata in z2, anche quello. E così abbiamo scritto la tau, abbiamo scritto, questa è l'espressione della tau, ok? Dobbiamo fare il prodotto scalare con la n, va bene? Scalare, chi è adesso la n in questo caso? Ovviamente la n uscente è questa. Questa è la n2, e cioè la n2 è pari alla meno t valutata in z2. Chiaro? Quindi va in prodotto scalare con meno t valutato in z2. Va bene? Poi ci sono questi ultimi due integrali che già abbiamo detto prima che devono essere 0. Cominciamoci che sono 0. Allora, devo fare, facciamolo rapidamente, devo fare sul 3, che sarebbe su questo lato, la tau scalare n. Chi è la tau? La tau, per esempio, prendiamo in questo punto, la tau ha la direzione della tangente a questo punto qui. Quindi la tau è a questa direzione qui, lungo la tangente. La normale ovviamente è questa qui, questa è la n3. Adesso voglio dire, se questa striscia di materiale non sta cambiando repentinamente lo spessore, e ovviamente questi due sono ortogonali fra di loro. Ovviamente se sta cambiando molto repentinamente lo spessore non saranno ortogonali e ci sarà un contributo, ma se sono costanti sono perfettamente ortogonali. Se cambiano saranno piccoli magari, ecco, sono contributi molto piccoli, trascurabili. Bene. E quindi voglio dire, da questo vediamo che la 3 e la 4 in realtà non entrano in gioco. Andiamo avanti, a questo punto facciamo questa integrale, va bene? Facendo questa integrale, ovviamente t di z1 in prodotto scalare con t in z1 è 1, va bene? Quindi tutto questo è solo 1, va bene? Tau c non dipende
è costante nella corda, quindi lo possiamo tirare fuori dall'integrale, ok? E quindi che cosa ci verrà fuori? Ci verrà fuori solo tau c calcolato in zeta 1 per la lunghezza della corda, ok? L'integrale su 1 di ds è esattamente solo la lunghezza della corda, ok? Quindi la lunghezza della corda diciamo che sia b di z1. Ok? Andiamo nel secondo integrale che c'era rimasto, secondo termine. Che cosa abbiamo adesso? Abbiamo il prodotto scalare tra t e meno t, e questo è meno 1. Va bene, quindi qua c'è scritto semplicemente meno, e come al solito facciamo a questo punto lo stesso ragionamento di prima. La tau c non dipende dalla, non dipende, come dire, dalla scissa nella corda, è costante nella corda, quindi la tiriamo fuori dall'integrale, e quindi ci verrà tau c di z2 moltiplicato ovviamente l'integrale su 2 ds, che è la lunghezza della corda in corrispondenza della scissa z2, quindi b di z2. Bene, tutto questo ci sta dicendo che tau c di z1 per b di z1 meno tau c di z2 per b di z2 deve essere uguale a 0. Vedete? Quindi significa che la tau c z1 b z1 è uguale a tau c z2 b di z2. Il flusso delle tensioni tangenziali lungo queste due corde è lo stesso. Bene. Poiché queste due corde le abbiamo prese in maniera assolutamente casuale, non è che hanno una non è stata una scelta particolare, potremmo scegliere qualsiasi altra corda. Questo significa che tau c di z, qualsiasi sia z, per b di z è uguale a costante. È uguale a costante. Va bene? E questo è il primo risultato. Immaginiamo di riprendere un'altra volta questa sezione chiusa, tutta intera la voglio ridisegnare, va bene? La ridisegno qui. Ok, va bene? Allora io ovunque, su qualsiasi corda mi vado a mettere, va bene? So che la tau c per la b, per lo spessore, è costante, cioè il flusso delle tensioni tangenziali è costante. Va bene? Ok, detto questo, a questo punto io che cosa voglio fare? Mi voglio calcolare su una corda il valore della tensione. Cominciamo da questo. Io so che sulla corda la tensione è costante, vale tau c. Va bene? Va bene. Allora, prendiamo un'area, diciamo, infinitesima, va bene? Data dallo spessore della corda moltiplicato un incremento d zeta. Va bene?
d'accordo? Questa è un'area infinitesima della mia sezione, che è dato dallo spessore, dalla corda, moltiplicato d zeta. Allora posso calcolarmi la forzettina elementare che agisce su quest'area. Ed è questa, va bene? Ci siete? Questa forzettina l'ho chiamata df, va bene? Ed è data dalla tensione tangenziale moltiplicato l'area sulla quale sta agendo, la b per la densità, d'accordo? A questo punto scelgo un polo e mi calcolo il momento provocato da questa forza. Ok? Quindi prendo un polo qualsiasi, per esempio questo, tanto posso prendere qualsiasi polo, e mi devo calcolare il momento provocato da questa forza. Ok? Momento provocato dalla forza, da questa forza è il momento elementare, posso chiamarlo. Momento elementare. Il momento elementare lo chiamo dm. Ovviamente un momento elementare torcente, quindi dmt, va bene? Che è dato, da che cosa sarà dato? Sarà dato da la forza moltiplicato il braccio, il braccio con la quale agisce la forza. Questo braccio è questa distanza qua, che io chiamo h, e ovviamente questo h è relativo a questa scissa curvilinea zeta, dipenderà da zeta questa h. Lo vedete dal disegno? Si capisce dal disegno? E quindi il momento sarà uguale a df per h di zeta. Va bene? E se voglio il momento torcente globale, ovviamente devo integrare lungo tutta quanta la linea chiusa, che rappresenta la linea media di questa striscia di materiale, devo integrare il mio dm, cioè il momento elementare. Quindi se voglio calcolare l'm torcente totale, sarà l'integrale da 0, diciamo ad a, insomma su una linea chiusa, se a è la lunghezza totale della linea chiusa, di dm, di dm. Bene, che faccio adesso? Piano piano vado a sostituire in questo integrale i termini che mi sono determinato, calcolato. Quindi devo fare l'integrale su questa linea chiusa di lunghezza A, diciamo che scriviamo la linea chiusa di lunghezza A, diciamo così, va bene come tipo di simbologia, linea chiusa di lunghezza A di dm, quindi al posto di dm metto df per h, va bene? E naturalmente al posto di df metto questa espressione qui, quindi faccio l'integrale di tau c di z per d di z per h di z per dz in dz, avendo sostituito tutto, va bene? Bene, ricordo per prima cosa questo, che tau c per b di z è costante ovviamente z, quindi questo integrale posso prendere e tirarlo fuori dall'integrazione, è una costante, e quindi scrivo così, questo è uguale a tau c di z b di z integrale su questa linea chiusa
di H di Z di Z. Va bene? Bene, cerchiamo di capire un attimino che cos'è questa integrale. Per capire che cos'è questa integrale, cerchiamo prima di capire che cos'è l'integrando, cioè che significato geometrico ha in questa figura, questo termine H di Z. Va bene? Allora, guardate, io cerco di ripulire un attimino questa figura per renderla di nuovo più leggibile, quindi ricancello queste cose, cancello un po' tutto, guardate, perché la riaggiusto un po' male. Avevo preso il polo qui più o meno, va bene? Poi ho preso la sezione, la corda qui, va bene? E ovviamente avevo fatto, aspettate che è venuta un po' diversa da prima, voglio cercare di rifarla più simile possibile, perché se no facciamo così. Non so se era così più o meno la sezione, ma adesso prendiamo, anche se non viene perfettamente uguale a prima, al disegno non fa niente, ma prendiamo una corda, mettiamo che sia questa, d'accordo? Va bene? Questa è la mia corda e se voglio calcolare l'H, ovviamente devo fare, questa è la retta d'azione della mia forza, la mia DF, questa. E in questo caso l'H viene così, questa è H, ok? È la distanza da questo punto di questa retta, d'accordo? Allora, chi è dz? Dz era l'incremento dell'ascissa lungo l'ascissa curvilinea di questa striscia di materiale. Dz era questo, io lo faccio un po' grande in maniera...